Harry D è stato l'uomo più felice che abbia mai vissuto nel braccio della morte. Nel 1936 Joe aveva 23 anni e fu arrestato per aver dormito in un'area illegale. Era un senza tetto, mentalmente disabile, con un QI stimato di 46. Non sapeva assolutamente cosa stesse succedendo. Questo arresto avrebbe cambiato la sua vita per sempre. 12 giorni prima due bambine furono uccise da qualcuno. Non avevano la più pallida idea di chi fosse stato. Puntarono il dito verso di Joe, che mentalmente instabile accettò anche di confessare. Addirittura quei pochi testimoni confermarono che Joe non assomigliava per nulla a quell'uomo che stavano cercando. Ma Joe finì per prendersi tutta la colpa. Nel braccio della morte Joe era una persona davvero molto felice, amava i trenini. Si fece volere bene da tutti e anche dagli altri detenuti. Gli regalarono dei trenini anche poco prima di finire giustiziato. Come ultimo pasto scelse un gelato alla menta con cioccolato. E le sue ultime parole: no, Joe non vuole morire. Se anche tu pensi che sia una vera ingiustizia, seguimi.